Un percorso originale nei sentimenti, nelle loro sfumature e implicazioni, attraverso una mappa emotiva fatta di riflessioni, esempi, storie, citazioni, video e letture, che disegnano il senso profondo di tre parole in particolare: orgoglio, bullismo e amore, viste come strumenti preziosi da usare nel quotidiano e nei rapporti con gli altri. Questa mattina all'Auditorium Cerulli lo spettacolo di Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore e regista, prodotto da Nicola Canonico della Good Mood di Roma. Un progetto di educazione all'affettività calato nell'ambito dell'iniziativa per l'insegnamento dell'educazione civica. L'evento è organizzato dal Liceo Artistico Musicale e Coreutico Misticoni Bellisario di Pescara. Mi piaceva l'idea di tornare in qualche modo a scuola, di stare sui banchi di allora, dove mi ricordavo che l'occasione di un evento in realtà era per saltare una lezione, magari di storia o di filosofia. Però poi mi accorgevo anche come l'evento diventava una curiosità e quindi ho voluto fare per loro un percorso attraverso queste tre parole: orgoglio, bullismo e amore, per un'educazione sentimentale, perché secondo me serve in questo periodo, nel ricordo che ho di quel liceo, l'affacciarsi su alcune cose così delicate e importanti con l'esperienza di uno un po' più grande. Qual è stata la tua esperienza con questi ragazzi? Innanzitutto è bellissimo perché li trovo profondi, intensi. All'inizio giustamente fanno casino, poi improvvisamente il discorso li prende, li incuriosisce e alla fine del racconto hanno le domande, la voglia di fare delle domande. Questa secondo me è la cosa più bella, perché vuol dire che in qualche modo hai toccato il loro momento, cioè l'errore che a volte fanno gli adulti è di non considerare la sensibilità che hanno in questo periodo della loro vita, cioè che uno non si ricorda quanto erano difficili alcune cose quando avevi quei 15, 16, 17 anni e dove invece il genitore o il professore deve avere quel ricordo per stare vicino con l'affetto e la simpatia che prova nei loro confronti. Per gestire sentimenti che stanno 3 metri sopra il cielo? La cosa più bella è stare 3 metri sopra il cielo, quindi è il loro momento, la prima volta che si innamoreranno veramente, sperando che la persona sia quella giusta e non una fregatura, è un momento che io ho raccontato in un libro, ma che si racconta tutti i giorni.